Buongiorno, bentrovati, anzi buonasera e bentrovati al Salotto Acquatico di Swim Beats. Per me è un piacere enorme perché è una simpatia unica, un napoletano di quelli veraci che abita a Roma. Vincenzo Ferri, buonasera. Salve a tutti, ciao a tutti ragazzi. Ciao Cristian. Ciao Cristian, ovviamente. Perché a me mi hai fatto venire in un coccolone. Sì, purtroppo oggi sì. Allora spieghiamo. Allora il signore qui insomma, parte con la sua bella pinna e per dichiarati quanti metri? Dichiarati 110, che sarebbe stata praticamente la terza sicura. Ah, bravissimo. Lo prendo io ragazzi, ho una certa dimestichezza. Ah, bene, bene, bene. Terza misura assoluta al mondiale e ero rilassato, ero convinto di poter fare questo tuffo anche perché ho fatto profondità superiori a questa, ma non so che cosa sia successo. Aspetta, mo conduco io. Adesso conduco io. Quindi riprendo. Allora, tu a un certo punto, Antonio Mogavero, che era con me sulla barca, sì, mi dice: sta salendo, sì, troppo lento. Sì. E in effetti stavi salendo troppo lento. A un certo punto tu sei uscito. Ho iniziato a rallentare sulla profondità di 50 metri circa e diciamo un po' per l'ipossia del tuffo lungo, che ero già sui credo 2 minuti e 50, un po' perché magari avevo le gambe stanche, ho rallentato la risalita e ho controllato l'orologio e non so il motivo effettivo di questo rallentare. Allora il resto ve lo racconto io in soldoni, certo, e in parole povere. A un certo punto ti si vede uscire svenuto, completamente blackout, il blackout, quindi la sincope senza arresto cardiaco, tanto ovviamente, per spiegare ai nostri, certo, amici. A me viene un coccolone, tutti quanti ci agitiamo, hanno tirato fuori l'ambu. Per fortuna che i medici e la sicurezza è stata pronta ad intervenire, perfetta, tant'è vero che una volta riemerso ci ho messo credo una ventina di secondi, 30 secondi a riprendermi, per cui senza nessun effetto, come potete vedere, sto benissimo. Sta benissimo, anzi, salta, nuota, fa, sì, ma si sì, è mangiato un po'. Assolutamente, ho mangiato la pizza a casa, in Turchia. Sta benissimo. Sto benissimo. Adesso ridiamo. Insomma, cosa ti ricordi di quei momenti? Di quei momenti non ricordo nulla, nel senso ricordo una grossa stanchezza. Quindi un blackout. Un blackout, ma rivedendo il video, quando l'assistente stava per prendere, io ho fatto anche col segno con la mano, ho detto non toccarmi perché sapevo che ero squalificato. Quindi ho avuto anche la lucidità di dirgli non appunto, toccarmi. Il pensiero ritornava sempre lì, cioè il fatto di devo mettere la manina là sopra, devo toccare. Ovvio, perché quando ci si prepara per un mondiale sono mesi e mesi di sacrifici, per cui venire qua, stare tanti mesi, grazie alla federazione che comunque ci ha dato una mano, facendoci stare qui oltre un mese. Per me non portare una medaglia. Me lo faceva notare il consigliere Allegrini, Carlo Allegrini, cioè noi Carlo, li stiamo coccolando, certo, i nostri atleti, certo, e in effetti questo e quindi a me questa cosa dispiace perché la federazione ha fatto un certo investimento nei miei confronti e a me dispiace averla ripagata così, però purtroppo io ho dato il massimo e quindi non mi sento di recriminare nulla. Io più di questo purtroppo in questa circostanza non potevo, non ho passando di mezzo in questa circostanza, una playista, sai com'è, in questa circostanza in questa circostanza purtroppo più di questo non potevo dare, per cui ho dato il massimo. Beh, questo lo testimonio e siamo sicuri che tu nei prossimi giorni darei ancora di più. Purtroppo nell'ACMAS quando si ha un blackout non si può più competere nelle altre gare, per cui io ho finito qui il mio mondiale con la prima gara. Questa è un'altra cosa che e tanti saluti a Mario Bros. Mi fa rimanere a Mario Bros, tanti saluti. No, spieghiamo perché l'altra sera, proprio parlando di queste ipossie, di questi mancamenti narcosi, tu mi raccontavi a un certo punto, io stavo sotto una, certo, volta e vedevo ho visto il volto di Mario Bros. Super Mario Bros, per chi non lo sapesse, è un cartone animato. Certo. E ti parlava, ti diceva pure delle cose. Sì, quindi sì, dice, ma uno si spaventa, ma è anche un fatto, dice, un po' piacevole. È piacevole perché se uno sa che cosa va incontro, sai che stai avendo un certo momento, per cui dice, ah vabbè, ho visto Mario Bros, quindi te ne fai una ragione e continui ad andare verso la superficie. E poi te ne vedevi anche tanti altri, Mario, sì, Bros. Certo, no, sì. Dobbiamo spiegare che queste cose qua sono cose da professionisti. Ovviamente. E che nessuno deve azzardarsi da solo, no, a fare. No, l'apnea non è solo quella dove in questi momenti, in questi giorni voi avete visto, cioè sfidarsi nella profondità, in alcune
con alcune quote che sembrano impossibili per l'essere umano. L'apnea è anche fare un tuffo a 10, 15 metri, 5 metri. L'importante è che si è in sintonia con se stessi. Questa è l'apnea. Vincenzo, vogliamo dare un challenge, una sfida nuova, prossima? Perché lo so che oggi è duro perché è una giornata così, però diciamo, la prossima volta andiamo a 120, 130. Io sono caduto parecchie volte, come credo parecchi sportivi. Per cui la forza di uno sportivo non è quella di fare sempre bene. A chi va tutto bene è facile andare avanti. Il problema è a chi va male. Per cui a me è andata male tante volte e mi sono rialzato tantissime volte. Appunto. Per cui questa sarà solo un nuovo stimolo per andare avanti. Vuol dire che lo farai anche perché mi ha detto che tu in allenamento, adesso questo è un po' il rumors, non bordovasca, certo, come noi facciamo normalmente, ma il rumors bordomare. Tu lo fai normalmente, tranquillamente, io, hai un po' patito la gara. Allora, stiamo ancora valutando le cause di questo blackout. Io in allenamento ho chiuso tranquillamente 115. Quindi, avendo dichiarato 5 metri meno, pensavo di eliminare stress gare e tante altre cose. Si vede che questo non sono riuscito a farlo e lavorerò sia dal punto di vista mentale e sia dal punto di vista fisico per migliorare questo aspetto. Quindi... Go Vincenzo, go! E with Swim Biz andiamo chissà dove. Sempre. Grazie Cristian. Grazie a te. È stato un piacere. Anche per me. Alla prossima. Ciao. Alla prossima.